domenica, cari amici. Siamo ormai alla vigilia dell'estate, le scuole stanno chiudendo in questo 20 giugno, alcuni stanno partendo in vacanza, beati voi. Siamo ormai nel cuore dell'estate, domani inizia l'estate. E prima dell'estate, prima di iniziare i campi scuola nelle parrocchie, prima di prendersi qualche giorno di meritato riposo, ahimè soltanto la metà degli italiani, prima di affrontare l'arsura, speriamo, un po' di caldo quest'anno a luglio e agosto, la parola di Dio ancora ci lancia un messaggio straordinario. Abbiamo una delle pagine più belle che a volte capita al rientro dalle vacanze, e invece quest'anno nel Vangelo di Luca ci capita prima delle vacanze. Ed è la domanda che Gesù fa ai suoi discepoli. Teniamo presente che ormai Gesù e i suoi sono insieme da qualche anno. I suoi hanno seguito Gesù, i suoi discepoli, per una specie di profondissima fascinazione che hanno ricevuto seguendo il Nazareno. E ora Gesù, ormai diventato conosciuto per i miracoli, per i suoi discorsi, sono già stati in Giudea più volte, a Gerusalemme, quando è un momento ritirato con i suoi, prova a fare un po' il punto della situazione. Prima chiede loro: la gente chi dice che io sia? Ed è straordinario questo, sapete, dopo tanti anni, dopo 2000 anni, c'è ancora un sacco di gente che parla di Gesù. Qualche anno fa, anche in seguito a una serie di romanzi, pensiamo a Dan Brown col Codice da Vinci, c'è stato un po' di questo movimento. E la cosa che a me è piaciuta molto è c'è stato un improvviso rifiorire di testi su Gesù, ma tantissimi, io stesso ne ho scritto uno. C'è questo interesse di questo Nazareno. Ed è impressionante come dopo 2000 anni noi siamo qui a parlare di Lui. Pensateci un po', ogni domenica non ci sono migliaia di persone che si radunano per celebrare il pensiero di Gandhi o di Mazzini di Caligola. Non ci sono persone che sentono un personaggio della storia così vicino e vivo, e già questo ci fa riflettere. Ricordo una frase di Goethe che diceva: Gesù Cristo sarà sempre un problema per l'uomo che cerca di riflettere. E così accade anche a noi. Parliamo di Gesù, a volte anche un po' a sproposito. Poi è buffo perché ormai da più di un secolo c'è una specie di dietrologia, di complottismo, per cui il Gesù che viene fuori è sempre diverso da quello della Chiesa, come se la Chiesa avesse manipolato e stravolto il volto di Gesù. A volte purtroppo è un po' vero questo. Ma il Vangelo che abbiamo ricevuto è lo stesso. Chi sono io per la gente? Dice Gesù. Magari è successo anche a voi, soprattutto in questi tempi difficili della Chiesa, durante una cena, magari sanno che siete un po' cattolico, che è una pessima cosa in questo momento, e quindi a lei vai con Papa Benedetto contro i preti pedofili, contro la Chiesa, eccetera, eccetera. Ma Gesù quasi sempre viene difeso. Gesù quasi sempre viene messo da parte, come se la Chiesa, sì, fosse una banda di sciamanati. Però Gesù, poverino, era un bel tipo. Chi è Gesù per la gente d'oggi? Un grand'uomo, uno che è morto per le proprie idee. Pensate la grande emozione che ancora ha suscitato il misterioso lenzuolo di Torino, che al di là di ogni altra considerazione è un rimando forte alla sofferenza di Gesù Cristo. Ebbene, chi è Gesù per l'umanità? Credo che tutti abbiamo una certa idea, ma a un certo punto Gesù, direttamente agli apostoli, e direttamente a noi all'inizio di quest'estate, chiede: sì, ok, ma chi sono io per te? È bello che ogni anno il Signore ci ponga questa domanda, per non cedere all'abitudine, per non cedere al fatto che pensiamo di sapere tutto di Gesù, della fede, del cristianesimo. Sapete, lo dico con molta serenità, nella mia vita ho incontrato molte persone che si dicono credenti, ma pochissimi cristiani, poche persone che mi dicevano che con la loro vita hanno incontrato il Signore Gesù. Chi è veramente per te il Signore? Qualcuno di cui hai sentito parlare? Qualcuno da tenere buono perché non si sa mai? O è davvero il Signore della vita? Colui che può cambiare la tua vita? E allora Pietro risponde: tu sei il Cristo di Dio, cioè il Messia, colui che Israele aspettava. Guardate, ormai ce l'abbiamo nelle orecchie, questo come se fosse una risposta da catechismo, no? Per Pietro dire quello è un salto straordinario, perché Gesù è un Messia completamente diverso da ciò che la gente si aspettava. È davvero diverso da quello che tutti immaginavano. Non è un Messia vittorioso come forse vorremmo un po' anche noi.
un messia dimesso, è un messia, come dire, che lavora nel nascondimento, che non si fa montare la testa. Quando Pietro dice tu sei il Cristo di Dio, sta facendo un grande salto, sta dicendo Signore tu sei l'essenziale della mia vita, tu sei colui che svela me a me stesso. E poi, detto questo, Gesù cerca di far capire a Pietro e agli altri, a noi, cosa vuol dire per lui essere Cristo. Non vuol dire vincere, vuol dire donarsi fino a morire. Gesù sa già, vede che le cose intorno a lui si stanno mettendo male. Gesù intuisce che la sua parabola è discendente, che ciò che lui sperava di ottenere con l'amore, la predicazione, la condivisione, i miracoli, non sta succedendo, anzi, intorno a lui si sta ingenerando una forte tensione sociale. E Gesù intravede all'orizzonte il Golgota e dice in quel momento io sono disposto ad andare fino in fondo. Gesù morirà per dire chi è Dio. E la sua morte in croce, ricordiamocelo sempre, è anzitutto uno straordinario gesto di coerenza. Gesù è morto così come ha vissuto e ha veramente mantenuto per sé ciò che chiedeva agli altri. È morto perdonando, è morto testimoniando il vero volto di Dio. Però Gesù aggiunge e chiede ai suoi discepoli di entrare nella stessa logica, di prendere la croce e seguirlo. E su questo io voglio essere molto preciso e molto tecnico. La croce non ce la dà Dio. Dio non ama la croce, anche lui ne avrebbe fatto volentieri a meno. La croce in certi momenti può diventare indispensabile per manifestare qualcosa. Ahimè il dolore del parto è indispensabile, ahimè per andare in montagna e salire su una vetta un po' di fatica bisogna farla, anche se oggi tutti tendono alla scorciatoia e la parola sacrificio sembra una bestemmia. Per ottenere qualcosa bisogna impegnarsi. La croce è intesa come manifestazione d'amore, come dono di sé totale. Infatti Gesù dice dare la vita, perdere la vita, perdere la vita, che non vuol dire buttarla via. Dico questo perché a volte ci sono delle persone che pensano che Dio mandi le croci. Io non credo questo. Chi di noi, padre, Gesù dice, dà un serpente al figlio che gli chiede un uovo? Ma dai, non è così, non è questa la logica. Però è vero che ci sono delle fasi nella nostra vita in cui la sofferenza che ci procuriamo o che gli altri ci procurano o che la vita stessa ci procura può essere vissuta come una maledizione o come una opportunità. Dio non ci manda le croci, state tranquilli, la vita ce le manda, i nostri giri di testa ce le mandano, il peccato ce le manda, gli altri ci caricano di croci. Stiamo però attenti a non svegliarci al mattino e piallare e carteggiare la nostra croce, non coltiviamo la nostra sofferenza. La sofferenza diventi sempre soltanto strumento temporaneo verso il regno per annunciare la misericordia e la tenerezza di Dio. Allora certo, se siamo seguaci di Cristo potrà succedere, mettendo le nostre orme dietro le sue orme, i nostri piedi dentro le sue orme, prima o poi arriveremo al Golgota. Può essere un lutto, può essere una separazione, può essere un momento di crisi intorno a metà della nostra vita, non importa. È quello il momento in cui vedremo veramente cosa conta per noi. Chi è per me Gesù? Chiediamocelo in questa settimana. Buona domenica a tutti.